Ok, faccio ripartire la registrazione per avviare il training. Ok, allora c'era un errore in realtà perché va prima lanciato il comando Python generate underscore trainee train.py, quindi lanciamo appunto il comando principale e lanciamo darknet.exe che abbiamo configurato la nostra darknet. Ok. Ripeto, questo è comunque è un primo test, però già in fase avanzata perché già stiamo allenando il nostro training, il nostro dataset. Appunto personalizzato. Ok, vediamo che abbiamo il nostro chart YOLO V3, lo andiamo a ridurre e praticamente in questo caso abbiamo numeri molto alti nel average loss che poi andranno appunto a si spera, insomma, a diminuire in modo tale che poi gli oggetti vengano appunto identificati. Ovviamente questo è solo l'inizio, abbiamo appunto una stima del training del nostro dataset che era abbastanza vasto, sono appunto una stima di 7 ore e 90, 8 ore, insomma, vabbè, sta variando, comunque sicuramente ci metterà molto tempo, purtroppo è necessario lasciare il PC acceso, però insomma è necessario appunto poi a più presto verificare che che la rete appunto è funzionante e che appunto i dati, il nostro custom dataset che abbiamo qui con cui stiamo lavorando e che abbiamo visto nel video precedente, funzioni correttamente.